Ed eccoci qui. Dopo un lunghissimo lavoro che abbiamo fatto per la terra per raccogliere tutte le patate che avete visto, ci abbiamo messo anche 3-4 giorni, è un durissimo lavoro. Adesso passiamo a vedere altri prodotti della terra che abbiamo a disposizione. Tra cui siamo qui nella zona delle barbabietole e vogliamo insomma prenderne qualcuno, insomma, vediamo un po' se riusciamo a semplicemente a tirarne fuori qualcuno. Oh, guardate qui. Ok. Vabbè. Guardate qui che cosa abbiamo. In Ucraina, in Italia le barbabietole sono così. In Ucraina sono molto usate e come vedete nei vari campi se ne coltivano di veramente veramente grandi e sono molto molto deliziose e si usano per molti molti piatti diversi. Veramente fantastico. Eccoci qui. Abbiamo quasi finito a raccogliere tutti i vari prodotti di questa splendida nostra terra di famiglia. Abbiamo lavorato per tanto tempo, però manca ancora qualcosa. Manca ancora qualche pianta di pomodoro, come potete vedere, un po' di peperoni, altri prodotti, pannocchie varie, ma adesso oggi vi voglio far vedere come andiamo a raccogliere le carote qui. Ok, se seguitemi, vediamo un po' di non fare molto molti problemi. Speriamo bene. Eccoci qua. Andiamo ad alzare le carote. Eccoci qui. Ecco qui come facciamo il nostro lavoro in genere, raccogliamo qui, ok, normalmente. E niente, dai, andiamo avanti ancora un po' e avremo tutti i vari prodotti a nostra disposizione per l'inverno. Ciao. Questa è l'ultima linea di carote che andiamo a raccogliere per quest'anno. Poi, dopodiché abbiamo finito. Засію, заволочу. Все. Вже город. І І там все засіяно, заволочено, все. Порядок. Так що, це я відьма, вмію. ne abbiamo raccolte di grandi, piccole, medie. Ci sono certe carote veramente grandi, con forme che solo la natura ci può regalare. Andiamo a de depositare per il taglio, per la preparazione. Durante la nostra raccolta, come dicevo prima, abbiamo trovato tantissime carote. Piccole, grandi, medie, alcune alcune molto particolari a livello di forma e tutto, soltanto la natura ci può regalare, come avviene per le persone, per gli animali, l'abbraccio tra due carote. Guardate qui, soltanto la natura può regalare queste cose qui. Ma non ci fermiamo solo alle barbabietole. Qui in Ucraina si coltivano tanti, tanti diversi prodotti della terra. E molti sono addirittura fantastici e veramente ottimi al palato. Guardiamo che cosa abbiamo preso qui, insomma. Certo, non sono prodotti nuovi, si trovano ovunque, però insomma qui hanno delle particolarità. Guardate per esempio le carote che abbiamo preso, una tra
tra tante vedi davvero particolare, guardate qui, anche le carote in Ucraina hanno le mani. Fantastica, una situazione fantastica. Quando l'abbiamo presa dalla terra, io mi sono presentato, tanto piacere, Gianfri. Okay. Questo insomma è per scherzare un po', però guardate un po' quante ne abbiamo, insomma, di diversi. Ce ne sono molte, molte, molte. Abbiamo un bel arsenale di prodotti. Siamo qui nella nostra terra di famiglia. Adesso siamo qui proprio nella terra dove ci sono i vari cocomeri e voglio vedere se qualche cocomero, insomma, è pronto per essere preso, insomma. Vediamo un po'. Oh, maybe good, dobbiamo vedere come va. Abbiamo altri. Guardate, pesantucci, eh? Non è che sono. Ma vediamo un po'. Abbiamo raccolto uno tra i vari cocomi qui nella nostra terra, come vedete. E diciamo che come sapore, eccolo qui, come sapore è buono, zuccherino, molto interessante. Però come vedete, essendo fino agosto, mentre in Italia i vari cocomi, insomma, ormai sono pronti, sono quasi finiti, perché è quasi finita l'estate. Qui in Ucraina ancora devono essere pronti. Vedete dal colore, insomma, non sono proprio rossi rossi, sono un po' rosa. Ma proviamo, vediamo un po' che sensazione danno. Buoni. Ma come manca il colore, ma ancora non sono rossi come dovrebbero essere. No, wait. Ed eccoci pronti nella zona che dei nostri prodotti io preferisco di più, è quella della raccolta dei pomodori, o meglio pomodorini, perché sono freschi freschi, insomma, appena arrivati, e sono veramente deliziosi al palato. Sentite, ma mangiando il sapore della terra. Guardate qui, prendiamo alcuni, insomma, raccogliamo qualche pomodoro, qualcosa così, simpatici alla vista, interessanti. Venite con me, andiamo, incuniamoci tra le 60 piante di pomodoro che abbiamo, di diversi tipi, tutti molto interessanti. Guardate qui che cosa ci regala la terra. No, non è possibile per me farmi un giro qui dentro senza assaggiarne almeno uno. Fantastico.